Ok gente, siamo qui con un nuovo episodio e questa volta giocheremo con il ladro, che io trovo estremamente divertente, perché il ladro è una mezza sega, ok? Il ladro non può combattere, il ladro è estremamente debole, come potete vedere ha solamente uno di vita, ha 80 HP e basta. Quindi il ladro non cerca un confronto diretto per completare le missioni, ma cerca di essere silenzioso e di non farsi vedere. E quindi inizia con tutti questi fantastici oggetti che lo aiutano a cercare di entrare dentro ai palazzi senza farsi notare, passando per le finestre, aprendo le porte chiuse, ed eccetera, eccetera. Per esempio, noi dobbiamo salvare questo spacciatore. Potremmo entrare ed ammazzare il commerciante, che c'ha la chiave per la porta, però come potete vedere il commerciante non vuole che un ladro sia dentro al suo negozio, giustamente, la cosa ha abbastanza senso. Allora noi possiamo semplicemente andare da questa finestra e usare un window cutter per rompere la finestra e il tizio è libero. Ora sfortunatamente l'allarme ha suonato, quindi ci abbiamo il commerciante che sta venendo a controllare. Perfetto, è andato verso l'alto, noi andiamo verso il basso e così abbiamo evitato di dover combattere e non rischiamo di morire, siccome abbiamo pochissima vita e non siamo neanche troppo forti a usare pistole, a usare coltelli o qualsiasi altro genere di arma. Cos'altro può fare il ladro, a parte essere completamente debole e incapace nel combattere? Beh, può pickpocketare, o come si potrebbe dire in italiano, in una lingua un pochino più sensata, e si può borseggiare gli NPC. Ora, ovviamente, rubare dalle tasche dei personaggi è un crimine, quindi se i personaggi ti vedono farlo o la polizia ti vede farlo, si incazzano con te. Possiamo anche comprare dai ladri, dagli altri ladri, possiamo comprare oggetti, principalmente gli oggetti che ci servono per svaligiare i posti. E la sua big quest si tratta di derubare tot posti, e rubando dalle casse o dalle casseforti. Come potete vedere, siccome le abbiamo già trovate, ce le indicano con queste frecce arancioni. Perché dopo tutto siamo dei ladri, che razza di ladro non deruba dei posti? Tu, stupido ladro, volevo entrare e rubare la chiave dalle tasche di questo tizio e liberare l'NPC che era dentro la prigione. Il problema però è che il ladro che era vicino a noi stava facendo rumore e quindi il goon mi ha visto aprire la porta. Ora per fortuna è tornato a pattugliare, quindi attendiamo un attimo. Noi possiamo entrare e rubargli letteralmente la chiave dalle tasche. Questo qua ha deciso, piuttosto che evadere, questo qua ha deciso di andare a uccidere la guardia. Molto nobile da parte sua. E per qualche motivo questo ladro ha tirato un pugno al tizio che l'ha liberato. Non ho idea del perché. Comunque, come potete vedere, adesso useremo un altro fantastico oggetto del ladro con cui inizia, che è questo fantastico wall bypasser, che praticamente ti teletrasporta. Non so se l'avevamo già visto in uno dei video passati. Come potete vedere, loro neanche possono venire a controllare perché questo raggio rosso, se loro ci passano, muoiono. Adesso ci allontaniamo in modo che se vengono a controllare non ci vedono. Abbiamo svaligiato 0 posti. Mi sa che possiamo o usare il wall bypasser per venire qua e poi aprire la cassaforte con un safe buster, oppure, nuovo metodo, possiamo ficcare questa siringa dentro, vedere che effetto ha. Ha l'effetto della confusione, quindi questi qua non riescono a muoversi come vorrebbero, adesso non posso neanch'io, e usare un lockpick per aprire la porta e un safe buster per aprire la cassaforte, e voilà, abbiamo svuotato una cassaforte. E quindi, vedete, è 1 su 3 adesso. Adesso voi forse non lo notate, ma devo premere i pulsanti al contrario per muovermi. Devo premere il basso per andare verso l'alto, il destra per andare verso sinistra, ed eccetera, eccetera. Allora, facciamo la stessa cosa anche qua. Occhio che sta, esatto, per suonare l'allarme, ma fa lo stesso. Siamo più veloci nel teletrasportarci di quanto è quel tizio a correre.
e usiamo, ne abbiamo usati parecchi, però è meglio che combattere. A me piace giocare i personaggi seguendo la logica del personaggio, cioè il ladro, io cerco di farlo combattere il meno possibile, preferisco cercare di usarlo come ladro, esattamente come il soldato l'ho cercato di usare quanto più soldato possibile. Il soldato entrava, sparava tutti, ammazza tutti. Il ladro invece cerco di farlo essere silenzioso o una roba del genere. Svuota le tasche di questo dottore. Abbiamo rubato $1 a un dottore. Non dovrebbero essere relativamente ricchi i dottori? Sì, forse 30 anni fa. Adesso i dottori sono solo pieni di stress per gli orari assolutamente intollerabili dei turni notturni. Allora, detto questo, ruba dalle tasche anche di questo tizio, direi che possiamo procedere. Questo piano, praticamente abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Vorrei, oltre che comprare dai ladri, possiamo comprare anche dal Lodomatic. E tecnicamente conviene, perché dal Lodomatic costa sempre di meno che comprare da altri ladri. Allora, fantastico. Usiamo Intrusion Artist, che è praticamente gli oggetti che si utilizzano per rubare, per esempio i lockpick, il safe buster ed eccetera eccetera, hanno una possibilità di non rompersi. Quindi come ladro è stramega utile. Ora vorrei liberare questi tizi, ma purtroppo entrambe le guardie sono armate. Quindi mi sa che ci toccherà usare un wall bypasser. E i prigionieri non li liberiamo. Fa lo stesso. Un'altra cosa che possiamo fare è corrompere la polizia, vedete? Pagare $50. In modo che adesso siamo above the law. Il che vuol dire che anche se ci vedono commettere dei crimini, come per esempio borseggiare la gente, alla polizia non gliene frega niente. La polizia diventa aggressiva nei nostri confronti solo se vedono che commettiamo un crimine su un altro poliziotto. Quindi anche se possiamo borseggiare i cittadini, non possiamo borseggiare altri poliziotti. Cioè possiamo farlo, ma se ci vede un altro poliziotto si incavolano. Quindi meglio non farlo. Per esempio posso borseggiare questo perché non mi vedevano, però è un po' un rischio. Meglio non farlo, non ne vale la pena per pochi dollari. E niente, praticamente del ladro abbiamo descritto tutto. Bisogna fare attenzione, molta attenzione, perché con solo 80 HP sei sempre un po' a rischio di morte. Però se lo giochi come va giocato, ce la si può fare. Ora, questo bartender non ci ha visto. Se ci vede, cercherà di buttarci fuori dal suo negozio. Possiamo approfittarne per svuotargli le tasche, in modo che così possiamo solamente usare un wall bypasser per passare di qua. Ah, in realtà era inutile perché non gli abbiamo rubato una password per aprire la cassaforte. Era utile se c'era una cassaforte, gli abbiamo rubato solamente una chiave per aprire questa porta. Cosa che non faccio, perché se apro questa porta, le porte fanno un po' di rumore, quindi si gira, ci vede, si incavola, perché vede che abbiamo aperto una porta che non dovevamo aprire, e inizia a picchiarci. Quindi meglio non farlo. Dobbiamo liberare questo schiavo. Quanto costa? 50. Facciamo così, compra lo schiavo e liberalo. Ecco qua. Missione facile, va bene così. Allora, vorrei cercare di guadagnare abbastanza soldi in modo da poter potenziare Intrusion Artist. Questo qua, visto che c'era un ladro dentro al suo negozio, quindi ovviamente gli ha chiesto di andarsene. Ecco, rubare invece la password da questo qui è utile. Bisogna fare attenzione di non rimanere con zero wall bypasser quando sei dentro una stanza, altrimenti poi sei costretto a usare la porta ed è un po' difficile uscire senza farsi notare. Un'altra cosa con cui il ladro inizia è... com'è che si chiama? Slippery target. Vuol dire che se qualcuno ci spara contro, gli è più difficile e colpirci. I proiettili vanno un pochino verso il largo. Allora, tu adesso sei mio amico perché ho completato la tua missione. Se apro la porta alle tue spalle,
Ti arrabbi? No. Ok, perfetto. Quindi. Ok. Non si è arrabbiato, perfetto. Se ci vedeva rubare, probabilmente si sarebbe arrabbiato. Però così no, invece. Quindi va bene. Se io busso e tu vedi... Ecco, esattamente quello che volevo che succedesse. Vediamo se riusciamo a ottenere una pistola. Però ho bisogno che anche gli altri combattino. Ok. Vorrei ottenere, perfetto, la pistola. Un solo proiettile, un po' poco, ma mi accontento. Allora, dobbiamo premere 3 pulsanti. Non è una missione relativamente facile per il ladro, però facciamo quello che c'è da fare. Al massimo siamo molto veloci, perché il ladro inizia con 4 su 4 di velocità. Quindi se necessario possiamo scappare. Comunque, la missione è abbastanza facile, perché basta premere questo e poi siamo abbastanza al sicuro. Ah beh, tanto tu non puoi muoverti. Vai, vieni, dai, vieni. No? Ok, allora. Vediamo un... Ma guarda, c'è una cassa lì, ma fa lo stesso. Ne facciamo a meno. Tanto la big quest è già completata, giusto? Sì, 4 su 3 addirittura. Però abbiamo un'altra quest da completare. Sto cercando il... Eccolo qua, Sellomatic. Voglio andare a vendere un po' di oggetti. Purtroppo la maggior parte delle volte i Sellomatic sono dentro ai negozi. Quindi devi essere veloce a entrarci e uscirci. Questi scienziati, se entro, si arrabbiano con me. Però non mi attaccano. Esatto, vogliono solo che me ne vada. Quindi compra un paio di oggetti. Niente window cutter. E cosa dobbiamo fare qui? Neutralizzare un poliziotto? Se possibile... sì, mi sa che li avveleniamo. Perché potremmo cercare di spaventarli e cercare di farli andare via dalla città, ma... Se fallisco e tutti mi attaccano, ho tipo 5 poliziotti che cercano di ammazzarmi tutti insieme. Quindi non è una buona idea. Direi che questo è il metodo migliore. Sicuro? Veramente? L'unico che doveva morire è quello che è riuscito a evitare tutto il casino. Allora facciamo così. Fai rumore. Apri questo, così che questi due combattono fra di loro. Spero che faccia un po' di danni al poliziotto. E poi io... Ok, io... Oh, cavoli, è arrabbiato con me. E non pensavo che si sarebbe arrabbiato. E io lo finisco. Ecco, dai. Non è andata come volevo. Io me l'ero studiata in un modo completamente diverso, questa missione. Però fa lo stesso. Strano, non ho venduto questa pillola qui, che non me ne faccio niente. Vendi 3 antidoti, vendi questo, e l'accendino ce lo teniamo e direi che procediamo al prossimo piano. Vediamo, voglio un attimo vedere quanto... Cosa succede qua? Un'altra guerra fra gang. Interviene anche la polizia. La polizia cerca di mantenere l'ordine pubblico. La polizia sta per tirare le cuoia, il rosso scappa. Il poliziotto ha vinto, però sta scappando dall'ultimo. Il blu lo sta inseguendo e il blu ha deciso di ritirarsi. Voglio controllare quanto costa potenziare questo qui. 375, ok. Cerchiamo di risparmiare per arrivarci, perché è molto molto utile. Io direi che andiamo. Allora, potenziare le armi da fuoco è abbastanza utile, perché così possiamo incominciare a usarle se necessario. Però... in stile ladro vado con I'm Outy, che praticamente ti fa andare più veloce se hai la vita bassa. Tutti questi 3 sono relativamente inutili. Andiamo con Tank Like, così se la gente mi colpisce c'è meno rinculo, mi spingono per meno, diciamo. E siamo in un livello di zombie, il che non è una cosa troppo positiva, ma neanche troppo negativa. Il ladro tende a non combattere. Quindi avere degli zombie che cercano di ucciderti non è proprio la cosa migliore. Però è anche vero che sono abbastanza veloce che posso semplicemente scappare. Allora, io intanto che qua sta accadendo l'apocalisse, ne approfitto per frugare tra l'immondizia.
e possibilmente recuperare tutti gli oggetti che questi qua stanno perdendo. Guarda, uno zombie lo possiamo uccidere, che tanto mi dà degli XP. Due zombie no. Apriamo la porta, così anche questo ladro forse inizieranno a combattere. E prendi questi soldi, fai attenzione a sto zombie. Dobbiamo recuperare un oggetto da questo qua. Recuperare gli oggetti è relativamente facile per il ladro, perché li possiamo semplicemente rubare utilizzando la nostra mossa speciale del ti infilo le mani nelle tasche. Che è successo qua? È esploso qualcosa? Dunque, allora, zombie, ci sono zombie ovunque, ruba da questo frigorifero. Il tizio da cui devo recuperare un oggetto è uscito da casa propria, quindi probabilmente sta per, eccolo lì, sta per tirare le cuoia, ucciso dagli zombie. Aspettiamo che gli zombie completino la missione al posto mio. Signor poliziotto, le dispiace aiutarmi? Grazie. Uccidete lo zombie per me. Perché non posso... Ah, qualcuno... sì, qua c'era un box elettrico. E senza di quello gli oggetti elettrici non funzionano. Quindi non posso comprare niente dall'Odomatic. Ok, uno zombie alla volta. Possiamo. Due zombie no. Quindi probabilmente anche il Sellomatic non funziona. Peccato. Allora, è morto il... Eccolo qua, sì, lo spacciatore è morto. Missione completata. Avete visto che roba? Estremamente facile. Allora, tu sei uno zombie con la vita al massimo. Muori, dammi i tuoi XP. Qua ci sono un po' troppi zombie. Volevo recuperare quel coltello, ma fa lo stesso. Questo qua probabilmente era la nostra missione, quel tizio blu. O forse era questo, chi lo sa. Allora, lo sai cosa? Tu muori. Probabilmente però ti trasformerai in uno zombie, immagino. Sì. Perché se ti mancava della vita vuol dire che avevi combattuto contro qualcun altro. Ora, se lui uccide... Ok, il gangster non è morto, sennò si sarebbe trasformato in uno zombie anche lui. Vai. Ruba da questa cassaforte, è la prima del piano. Quindi abbiamo ancora un po' di lavoro da fare. Però intanto che siamo qua, potenzia questo. Perfetto. Ora siamo... un ottimo ladro. Siamo un ladro che la maggior parte delle volte non rompe i suoi strumenti del lavoro. Però è disposto a subire 8 di danno per rubare un dollaro. Allora, incominciano ad esserci un po' troppi omini verdi su questo piano. Allora, qua il sistema di sicurezza è stato disattivato. Questo drug dealer ci vedrà quando andiamo a premere questo pulsante, quindi lasciamolo per ultimo. Speriamo che non sia a tempo. È a tempo, porca miseria. Quindi facciamo prima la missione. Vi dispiace smettere di combattere? Mi state distraendo il tizio. Grazie. Si veloce. Eccolo qua, lo sapevo che mi avrebbe visto. Meglio, resurrezione, dannazione, via. Ok, me ne vado. Ci si vede. Non costringermi. Ok, sei morto. Però si risorge. Eccolo qua. In meno di 3 giorni. Quindi forse è meglio del famoso ebreo. Allora, altri zombie. Tu puoi morire, hai poca vita. L'altro invece ha vita piena, quindi evitiamolo. Credo che dobbiamo, sì, derubare un altro posto. Quindi avviamoci. Mi dispiace che sia rotto il Sellomatic, perché mi avrebbe fatto piacere vendere un po' di roba. Ti dispiace uscire e farti ammazzare dagli zombie? Io intanto corro in cerchio. Ok, quel tizio lì è morto. Iniziano ad essere un po' troppi. Fuori. Voi non potete entrare. Questa è proprietà privata. Non rompete le scatole. Mi stanno aspettando, questa non è una cosa positiva. Sono costretto a combattere. Volevo aprire la porta e colpire. Apri la porta, colpisci. Aia, cavoli, che razza di velocità. No, mi sono chiuso fuori. Volevo tornare dentro. Allora, abbiamo completato. Ci sarebbe un'altra cassaforte lì, ma lasciamo perdere. Voglio andarmene da questo maledetto piano, che combattere non è il mio forte. Ok,
siamo saliti di due livelli nel precedente piano, quindi in questo non siamo saliti di livello. Dunque, ok, c'è una cassa qui, un'altra cassa qui, questo bartender ha una pistola, quindi meglio non farlo arrabbiare. Quindi questo e questo, la Rage Poison possiamo tenercela, la siringa anche, adesso la testeremo. Direi che compriamo un Safe Buster e uno di questi, poi direi basta. Non so se con Intrusion Artist Plus gli oggetti proprio non si rompono o semplicemente c'è una piccola possibilità che si rompano. Credo che sia la seconda, perché sennò sarebbe un po' troppo OP. Ok, questo qua si è accorto di me però. Adesso torna dentro e cercherà di combattere. Mi dai una mano, lo uccidi per me, grazie. Io me ne vado. Voi sbrigatevela fra di voi. Corrompi la polizia. Sempre farlo, se possibile. Ti rende il lavoro molto più facile come ladro. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo distruggere questo affare. E c'è una sola guardia qui dentro? Ok, facciamo così. Vai dentro. Non farti vedere. Aspetta il momento più opportuno. Disattiva. Apri la porta, praticamente. È tutto quello che abbiamo fatto, ma va bene, mi basta. Entra qui. Vai veloce, ruba. Adesso lui sta venendo a controllare. M'ha visto, porca miseria. Non sono stato abbastanza veloce. Però mi posso comunque teletrasportare. E intanto che lui si calma, noi andiamo a fare un'altra missione. Abbiamo 51 su 80 di vita. Però è anche vero che stiamo per salire di livello, quindi non sono troppo preoccupato. Ok, fai attenzione a questo crusher. E niente, dobbiamo andare in quest'altra stanza, non è che c'è molto da dire o da fare. Però vorrei anche rubare qui. Facciamo così. Fai attenzione alla telecamera, non dovrebbe vedermi. Potrei rompere questa finestra e cercare di passare dietro a questo tizio. Vediamo se funziona. Ok. Ok. È vuoto il tizio. Perfetto. Siamo il miglior ladro mai esistito. Direi che qui semplicemente ci teletrasportiamo. È la cosa migliore da fare. Anche qua. Teletrasportati. Ce ne rimane solamente uno, sì, ne avevamo quattro, quindi sì, c'è comunque il rischio che vengano utilizzati, ok? Quindi dobbiamo continuare a comprarli in ogni caso. Vediamo se questo ladro ce li ha in vendita, ok? Dammi uno di questi. Io di solito cerco di tenerne quattro di ogni tipo. E questo qua, la cardboard box, è tipo quella che uso di meno. Se ci sarà occasione vi faccio vedere come funziona. Facciamo così, guardate che tecnica, eh. Tira un pugno qua. Tutti vengono a controllare. Apri tutto mentre non ci vedono. E adesso possiamo andare qua senza che nessuno se ne accorga. Sciocchini. Sono degli sciocchini. Allora. Siamo saliti di livello, sì, perfetto. Quindi non siamo troppo a rischio di morte. Questo qua non ci sente se tiriamo dei pugni, va bene. E non ha sentito neanche l'esplosione. Ok, perfetto. Procediamo. Cosa ci rimane da fare? Niente, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo in questo piano. Ci sono... i ladri non sono segnati sulla mappa, purtroppo. Sarebbe comodo. Vendi gli shuriken, sì, chi se ne frega. Vendi anche il giubbotto antiproiettile. Tanto è difficile che ci colpiscano con le pistole. E se ci sono dei... Vabbè, c'è un ladro qua innanzitutto. Compra uno di questi, sì. Questo è vuoto. Tu hai un dollaro. Tu hai 5 dollari. Tu hai 5. Eccolo qua, stavo dicendo, se c'è un ladro, probabilmente nella mappa, vedete qua ci sono tre, tra virgolette, appartamenti. Quindi è possibile che siano qui. Ok. Direi che possiamo procedere. Controllo solo velocemente quanto costa... potenziare questo, 375. Se potenziamo anche quello, comprare dai ladri ci costerà di meno. Ora andiamo con Sneaky Fingers. Un'altra cosa
estremamente utile per il ladro, perché vuol dire che la gente non si accorge quando commettiamo un crimine. Se facciamo il pickpocket, sì, però se per caso cerchiamo di rompere una finestra o aprire una porta, non se ne accorgono. Quindi potremmo incominciare a pensare se non corrompere la polizia. Ok. Perché, per esempio, se la polizia mi vedesse ficcare del veleno qua dentro, diventerebbe aggressiva. Però, invece, con Sneaky Fingers non lo fa. E adesso abbiamo anche un fantastico revolver. Allora, tre guardie? Addirittura qui? Ok. Mi sembrano un po' eccessive. Immagino che stiano facendo la guardia a qualcosa di estremamente importante, qualcosa di facoltoso, qualcosa di estremamente raro. Vediamo che cos'è. È una siringa. Ok, immagino che sia la siringa che ti rende invincibile, tipo la o quella invisibile, che sono le due più utili nel gioco. Immagino. Un food processor, quello è sempre utile, soprattutto se c'hai un accendino che possiamo cucinare. Ok, sì, ovviamente questi non vogliono che io entro. Non avete un sistema di filtraggio dell'aria? Allora, questa è la missione secondaria, quindi se vogliamo possiamo anche non farla. Vediamo se riusciamo a fare in un altro modo. Dobbiamo recuperare un oggetto da questo tizio, dovrebbe essere abbastanza facile. Andiamo dal computer e apriamo tutto intanto che ci siamo. Apri questa porta e richiudila. C'è qualcun altro che sta facendo la guardia? O siete solo voi due? Siete solo voi due, allora posso entrare e rubare l'oggetto. Ecco qua. Missione completa. Cos'è successo? Ah, so io cos'è successo. Ho per sbaglio premuto E, che è il pulsante per parlare con gli NPC. Il che vuol dire che ho cercato di parlare col tizio, lui si è girato, ovviamente, mi ha visto e mi ha attaccato. Ora, camminando qui, faremo scattare l'allarme. Quindi il tizio verrà a controllare. Ah, sì, ecco, sta arrivando adesso. Però noi siamo già scappati. Quindi a posto. Allora, vendi il cappello e direi basta, le siringhe sono entrambe sconosciute. Quindi finché non so che cosa fanno, non le vendo. Questo qua è quasi morto. Cosa dobbiamo fare qui dentro, scusate? Recuperare un oggetto. Potremmo tagliare questa finestra. Sì, direi che lo facciamo, dai. Taglia la finestra. Così la missione è facile facile. Voilà. E tu mi dai. Cavoli, lo vorrei, questo affare qui. Ok, io direi che proviamo a usare le due siringhe che abbiamo, sperando che una delle due sia o invincibilità o invisibilità. Questa è lentezza. Questo è veleno. Perfetto. Esattamente quello che mi serviva. Allora, se superiamo la missione, ah, so benissimo cosa fare. Venite tutti qua. Guardate, mettiamo giù il hologram Bigfoot e loro inizieranno ad ammazzarsi fra di loro. Ecco qua, se riesco a coinvolgere anche la polizia, è perfetto. Vediamo un po'. Ui. Ah, arriva anche il fantasma. Anche il fantasma vuole uccidere Bigfoot. Ok. Allora, però, ho bisogno che qualcuno colpisca quel tizio che devo neutralizzare. Nessuno sta colpendo nessuno. Forse l'ho messo nella posizione più stupida. Cerchiamo di metterne. Allora, innanzitutto, distruggi il l'idrante perché. Ah, ok, perfetto, si stanno ammazzando fra di loro. Il tizio sta scappando. Allora, distruggi l'idrante perché sta dando solo noia. Ok, un altro poliziotto è intervenuto. Il tizio ha solamente uno di vita, quindi basta un cazzotto. Però non voglio essere io a darglielo. Sono qua dentro, sono qui dentro. Vai qua dentro, poliziotto? No, eh. Allora, facciamo così. Vai. Qualcuno tira un pugno a questo tizio qui, per favore. Vorrei evitare di doverlo fare io. Se sarà necessario lo farò, ma vorrei evitare. Forza ragazzi, forza. Avvicinatevi.
Lo so che l'ologramma di Bigfoot non lo si utilizza così. Di solito una persona normalmente la utilizza per scappare. Quando stai scappando da qualcuno, lo metti giù in modo che così la gente smette di inseguirti. Però ammetto che questo è un modo più divertente di utilizzarlo. O almeno per me. Dai, poliziotto, un pugno, un pugno. Ce la puoi fare. E stai uccidendo quelli sbagliati. Dai. Oh, grandissimo. Alleluia. E io ho le mani pulite. Sono un ladro gentiluomo. Io non commetto crimini. A parte rubare. A parte rubare non è un crimine. Allora, dai, procediamo. Siamo a posto. Cosa siamo? Già al terzo livello? Potremmo già potenziarlo così senza dover spendere soldi. Che è quello che farò. Perfetto. Sì, siamo già al terzo livello. Vediamo un po' cosa succede. Status effect. Ok. Resurrection, non male. Ok, in questa casa non ci abitava nessuno, quindi abbiamo già fatto 1 su 3. Perfetto. Questo tizio qua è minuscolo. Siamo invisibili e questo tizio qua è minuscolo, quindi lo calpestiamo e gli rubiamo le chiavi, apriamo le porte, eccetera, eccetera. Questo qua, poverino, è congelato, non può neanche scappare. Allora, 4-4, compra uno di questi e direi basta perché gli altri sono tutti a 4. Ok, siamo veloci. Allora, facciamo così. Corrompi la polizia perché è molto facile farsi nemici delle persone se per sbaglio ottieni... com'è che si chiama? Electro Touch. Sai cosa facciamo? Vieni qui, per favore. Ti dispiace uscire? Perfetto, vieni a trovare. Io sono qui. Sta arrivando? No, ha deciso di non... A metà strada si è dimenticato il motivo per cui stava uscendo. Ok, esci. Vieni da me. Hai calpestato il tuo miglior amico, però va bene. Sei invincibile, quindi al momento non voglio combattere contro di te. Perché sarebbe una perdita di tempo per tutti. È una perdita di tempo anche dover aspettare, quindi... Debolezza e confuso, va bene. Muori, 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 muori. Perfetto. Allora, abbiamo ottenuto questo, che lo usiamo subito sul revolver, direi. Questo possiamo usarlo su questo e per adesso basta. C'è una cassa qui dentro, sì. E facile facile è da questa finestra. No, a cavoli, c'ho io Electro Touch. Ok, cerca di non farti... No, pessima posizione per essere con Dizzy. Adesso becchiamo danno da il Crusher. Ma va cagher. Ma che razza di sfortuna. Confuso. Vabbè, non ci possiamo fare niente purtroppo. Il problema però è che siamo lontani da un level up. Quindi io direi che ci curiamo. 40. Ecco qua. Così non rischiamo di morire. Allora, abbiamo accesso a questa cassa e nessuno ci dovrebbe vedere. Quindi approfittiamone. Perfetto. Quanti bidoni. Cavoli, avere un negozio vicino a una discarica non so se conviene. Allora, uno è paralizzato e l'altro è minuscolo. È meglio aspettare. Vediamo un po', forse diventiamo invisibili. No, siamo accurati. Loro sono veloci e deboli. Vai, vai. Ok. Debolezza e rigenerazione vita. Se riuscissi ad arrivare al computer, potrei non sprecare un safe buster. Guarda, non ho voglia di aspettare. Forse non si rompe. Credo che non si sia rotto, infatti. 4 ancora. Perfetto. E vai. Perfetto. Abbiamo fatto la big quest. Ah, la big quest era già completata. Ho svaligiato questo posto anche se non era necessario. Ok. Non ho ancora incontrato un cavolo di scienziato. Per farmi... Oh, porca vacca. Lo sai cosa? Tu devi essere salvato. Ecco, toh, vieni con me. Facile facile completare questa missione. Eccoci qua. Il tizio purtroppo è congelato, però io intanto mi avvio. Mi raggiungerà più avanti. Appena si scongela, cercherà di raggiungerci.
Di nuovo gigante, va bene, non mi lamento. Anche perché otteniamo degli XP in più se distruggiamo un sacco di muri alla fine del livello. Ci sono delle cose bonus a seconda di come ti sei comportato nel livello. Se per esempio hai ucciso tanta gente, o se non hai usato nessuna arma o roba del genere. E ce n'è una per se hai distrutto molti oggetti. E i muri contano come oggetti. Allora, trasforma questo e questo e questo. E anche il Ghost Gibber. Potremmo utilizzarlo. Io e questo amico siamo entrambi ubriachi. Ci siamo andati al bar insieme. Entrambi non riusciamo più a muoverci. Ho visto che c'era un cimitero in questo piano. Quindi avremmo potuto usare il Ghost Gibber. Però fa lo stesso, io dico. Allora, dobbiamo... Allora, la missione è completata. È facile raggiungere questa cassaforte? Tecnicamente... Adesso, in questo momento, è estremamente facile, no? Ah, usa il computer intanto che sei qua. Perfetto. Direi che adesso andiamo. Solo velocemente voglio controllare se possiamo comprare da il Load-O-Matic uno di questi. Perfetto. E direi che ci siamo comportati in modo eccellente in questo piano. In questo quartiere. È stato molto più facile che il livello con gli zombie. Allora, il sasso anche, questo. Questo lo teniamo. Non si sa mai che abbiamo una missione in cui bisogna distruggere un generatore e possiamo usare quello per farlo in modo silenzioso. Ok, allora nel parco dovrebbero esserci degli scienziati. Ci sono delle scimmie che vivono come esseri umani dentro a un appartamento. Invisibile! Non male, non male. Quello torna molto utile. Torna molto utile per... E non questa missione in particolare. In realtà sì, perché così adesso t'ambazziamo, senza che tu neanche te ne rendi conto. Ti domandi cos'è appena successo. E cerchiamo di sfruttare al massimo questa poccia dell'invisibilità. Sì, però questo comunque esplode, quindi un colpetto dobbiamo darglielo lo stesso. Ecco qua. Occhio, che abbiamo solamente altri 4 secondi. Quindi resta dentro. Perfetto, 15 secondi. Dovrebbe bastarci e avanzarci per uccidere un paio di cannibali. 1, 2, 3, ta 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 ta. Tac. Abbiamo altri 5 secondi, quindi aspetta un secondo. Ehi! Tu hai rubato quei soldi, ma io ci metto un attimo a rirubarli. Se decidi di muoverti. Se sei bloccato, quella è la tua posizione di default. Allora, cucina. Migliora il cibo. Ruba. Secondo me abbiamo rubato poco al piano scorso, ma fa lo stesso. Questo scimmione sta andando ad ammazzare gli scienziati. Ah, per favore non ammazzarli tutti, vorrei che uno di loro identificasse le mie siringhe. Se non ammazzare l'altro scienziato, per favore. No, porca miseria, hai distrutto il coso per vendere. Non che mi servisse, perché in fin dei conti posso comunque trasformare in cibo. Però mi dà comunque fastidio. Allora, prendi tutto. E intanto che ci siamo, la password è là, la combinazione, quindi tanto vale distruggere il computer. Ok, abbiamo un po' troppi oggetti, è il caso di usarne qualcuno. Però non voglio vendere o trasformare in cibo niente. Questo è un problema che ho spesso. Tra poco dovremmo finire il food. Quanto ne abbiamo ancora? Ancora 7. E quindi otteniamo uno spazio in più. Ah sì, giusto, io sono un ladro, quindi non mi vuoi vendere niente, giustamente. Abbiamo qualcosa da comprare? Mi sembra di no, abbiamo tutto 4. Ops. Signor cannibale, sì, si avvicini, per favore. Se non le dispiace, venga in questa poccia. No, non diventi invisibile anche lei. Dov'è adesso? Non la vedo. Eccolo qua. Dove sei finito? Ecco qua, perfetto. Allora, dobbiamo uccidere un altro cannibale. Aspetta 3 secondi. E andiamo a completare l'altra missione. Eccoci qua.
Non cercano neanche di scappare, praticamente. Allora, la pillola che ti rende gigante è estremamente utile. Quasi camminato in una trappola per orsi. È estremamente utile perché praticamente è un modo quasi certo per completare una qualsiasi missione. Però io direi che diventare un gigante, sfondare le pareti e completare una missione massacrando di botte chiunque ci fu... Mercoledì. Stiamo per non essere più invisibili. Non è proprio una cosa da ladro. Quindi direi che la trasformiamo in cibo, anche se è un po' uno spreco. Allora, ho una siringa che è velenosa e nient'altro. Quindi prendimi questo. Allora, metti giù questo, prendi questo, trasformalo in cibo e prendi quello che c'era per terra. Ok, perfetto, sì. No. Ok, tu non ti arrabbi con me. Ecco, l'altro però invece diventa ostile. E c'è anche un cannibale che mi sta inseguendo. Volevo far identificare le siringhe a uno di questi scienziati. Però direi che lo facciamo al prossimo piano, dai. Non ho voglia di rischiare di beccarmi qualche pugno in faccia. Eccoci qua. Tanto ci saranno altri scienziati. Nimble Fingers è un'altra cosa relativamente utile per il ladro. La nostra barra fai qualcosa si riempie più velocemente. Vuol dire che, per esempio, cucinare straveloce. Vale, siamo dei cuochi provetti. Ora, il cucinare non è che è estremamente importante. È più importante quando fai qualcosa di illegale. Così è più difficile che la gente ti veda. Allora, non credo che debba comprare niente da te, quindi tanto vale rubarti un po' di soldi. Allora, dobbiamo trovare assolutamente degli scienziati. Sono stufo di avere così tante siringhe dentro alle tasche che non me ne faccio niente. Ok, aia. A te, se ci fossero dei soldati, potrebbero pensarci loro. Cerca di colpirmi e colpisci no. Ok. Volevo che colpisse i gangster. Vediamo un po' se c'è dei soldati qua. No, ci sono dei vampiri. Questo qua ha deciso di inseguirmi fino in capo al mondo. Niente, credo che non ci siano soldati in questo piano. Quindi, amico, non volevo farlo, però tu mi sei costretto. Io sono innocente. Allora, non ci sono neanche scienziati, mi sa. Quindi testiamo le siringhe su noi stessi. Invincibile. Invisibile. Rigenera vita. Tutte positive. A questo punto direi che ne approfittiamo per andare a completare le nostre missioni. Non è esattamente un metodo da grande ladro, però... Oh, siamo invisibili, eh. Cioè, nel senso, quale ladro non vorrebbe essere invisibile? Secondo me ti facilita parecchio il lavoro. Allora, dobbiamo fare attenzione che se vogliamo usare questo sellomatic, c'è vicino un cannibale. Cerchiamo di non farci mangiare vivi. Allora, cucina. E raccogli quest'ascia che probabilmente andremo a vendere. Questo ladro è vuoto, il che vuol dire che lo abbiamo già borseggiato praticamente. Allora. Dobbiamo neutralizzare uno di questi balordi. E neutralizzare uno di questi balordi vuol dire neutralizzare tutti quei balordi. Combattere contro uno solo non si può. Qual è il metodo migliore? Abbiamo un'altra siringa che non sappiamo che cosa fa. Ah, perché questo qua probabilmente mi dà una siringa o qualcosa. Attento al cannibale. Eccoci qua, lo sapevo. Vieni qui. Ecco qua. Allora, vendi questo. Vendi questa e basta. Il resto vorrei tenerlo. Usa la siringa, così vediamo cosa fa. Veloce, ok. Relativamente inutile. Dov'è il... lo spacciatore che stavo cercando di borseggiare? Forse era questo qua. Ok. Mi rimangio le parole e usiamo un gigantizer per completare la nostra missione, ok, gente? Io sono una persona che cambia idea molto velocemente. Loro hanno comunque delle pistole, ma come potete vedere, contro la potenza bruta di un gigante,
non aiuta molto. Abbiamo anche dato fuoco alla loro povera casa. Ouch, mi avete colpito per uno. Allora, dobbiamo... Oh, cavoli, un'altra missione per cui l'essere gigante sarebbe stato relativamente molto utile. E questo non serve a niente, tanto non possiamo comprare nei negozi perché i commercianti ci odiano. Non so che cosa fare. Beh, so che cosa fare qua. Questo è relativamente facile da derubare. Allora, compra un safe buster e basta. Si può cucinare un po' anche qui. Vai. Dobbiamo decidere come fare con questi tizi qui. Direi che abbiamo poco da scegliere. Dobbiamo spararli addosso. Vieni qua. Come potete vedere, servono molti proiettili. Ok. Qualcun altro? Abbiamo due rimanenti proiettili nella pistola. Abbiamo zero proiettili. Ho mancato con entrambi. Però per fortuna ho altre armi da fuoco. Fai solo attenzione che quest'arma spara ogni due minuti. Ecco qua. Missione completata. Andiamo a vedere che cosa stavate sorvegliando. Cosa avevate di così tanto importante qua dentro? $7. Probabilmente era tutta la loro eredità. Hanno lavorato tutti e 5, tutti e 6. 1, 2, 3, 4. 4 e basta? No, 5, ce n'è un altro qui. 5. Tutti e 5 hanno lavorato come degli schiavi per anni per risparmiare quei $7 e io glieli ho rubati. Perché sono una persona cattiva. Allora, direi che possiamo procedere. Siamo già al 3-3, sì, siamo già al 3-3, quindi facciamo attenzione. Abbiamo 69 di vita. Killer robot, ok. Ah, non ho cibo da cucinare. Vediamo cosa succede. Forza, ok. Non è utile, ma almeno non è negativa come cosa. Non credo che forza potenzi anche i colpi d'arma da fuoco. Scopriamolo subito. Direi di no, direi che fai lo stesso quantitativo di danno che facevi anche senza forza. Perché giustamente non è che se premi il grilletto con più intensità i proiettili fanno più male. Allora, potenzia slippery target. Slippery target, oh porca vacca, a te non ti avevo mica visto, stammi lontano. Slippery target, immagino che funzioni anche con il... il robot assassino. Voglio un attimo testare la cosa. Dovrebbe essere da queste parti. Uish, eccolo qua. Direi di no perché spara esattamente dove mi trovo. Ok. Quindi il robot ha una mira perfetta. Tu stai cercando di venirmi a bere il sangue. Non è una cosa che apprezzo, signor vampiro. So che anche lei deve mangiare ogni tanto. Però vada a mangiare il sangue di qualcun altro. In questo caso no, perché è morto. Quindi non verrà il sangue di nessuno. Però io sono convinto che è colpa sua. Allora, cosa fare? Cosa fare? Cosa fare? Il robot si può uccidere. Un altro cacchio di cannibale. Gente, non ho il tempo di stare attento ai cannibali. Devo... Porca miseria, mi stavo grattando un orecchio. Non è proprio una cosa positiva essere dizzy con un cavolo di robot. Ti prego, ti prego, ti prego. Ok, grazie. Un po' a pelo, come cosa. Direi che è il caso di curarci. Perché è un colpo del robot e credo che siamo morti. E vorrei evitare di morire. Anche se stiamo per salire di livello. Allora, vediamo un po'. Qua di certo c'è una... Ah, lo sapete cosa possiamo fare? Guardate, vi faccio vedere cosa fa la card box. La card box, anche se ci vedono, se stiamo fermi, non si accorgono di noi. Il problema però è che se ci camminano addosso se ne accorgono. E infatti io non la uso mai perché è... non è facilissima da usare. Nel senso, uno deve fare attenzione a non muoversi quando ti stanno guardando.
Perché hai cambiato con un'arma non da fuoco? Perché non ho più proiettili in nessun'arma, ok. E non riesco a usarla bene, purtroppo. E quello è il problema. Non è l'oggetto per me. La tengo con lo stesso, perché ogni tanto è comunque divertente provare a usarla. Però la maggior parte delle volte finisco sempre con col dover combattere. Ok, ancora non abbiamo niente da cucinare. 49 di vita. Ok, gente, c'è poco da fare. Dobbiamo andare a fare queste missioni. Io direi che facciamo così. Vieni qui. Voilà. Venite tutti qua. Vieni qui. Perfetto. Cerchiamo di uscire da questo, da questa caverna prima che arrivi il robot. Tanto che ci siamo, vendi quello che non ci serve, come questa mazza per esempio. Ovviamente la pistola restringente sul robot non ha alcun effetto. Ok, ecco qual è il piano. Chissà se può, sì, può prendere fuoco il robot. Questo non lo sapevo. Vish, tu che cavoli, da dove cavoli arrivi? Si è fatto saltare in aria, ok. Adesso sta ammazzando scimmie e gangster. Quello che vorrei è che sparasse allo spigolo di questo muro. Ok, non ci si riesce. Facciamo così. Voglio che mi apra un passaggio verso la mia missione, così il mio lavoro diventa più facile. E intanto che ci siamo, muori. Allora, scegli una strada, signor robot. Così io scelgo l'altra. Eccoci qua. Per favore, spari un colpo. Ok, il proprietario se n'è andato e noi abbiamo completato la nostra missione. Purtroppo in tutto questo casino il Cellomatic si è distrutto. Abbiamo completato la big quest, quindi direi che ce ne andiamo. Abbiamo già subito abbastanza danno su questo piano. Eccoci qua. Potremmo... dammi teleport happy. Così possiamo teletrasportarci anche in situazioni in cui normalmente non potresti. Potremmo tecnicamente vendere l'accendino, perché non abbiamo più niente da cucinare. Non più, adesso abbiamo da cucinare. Ok, avere... no, ok, è giusto, posso farlo, è il pulsante numero 2. Non vedevo qual era il pulsante che dovevo premere per il wall bypasser. Allora, vendi. E cosa abbiamo rubato? Una siringa? Sì, credo che abbiamo appena rubato una siringa da quel posto là. Libera lo schiavo, ok, compra lo schiavo e liberalo. È sempre facile, piuttosto che metterci ad ammazzare gli slave master. Potremmo corrompere la polizia, ma non credo che borseggerò molta gente. Abbiamo abbastanza soldi, non abbiamo da preoccuparci. Ormai il rubare dalle tasche dei cittadini è da ladri da slum dweller, è da ladri da bassi fondi. Noi ormai siamo molto più evoluti, siamo molto più professionisti. Noi non ci abbassiamo a un livello del genere. Noi abbiamo progetti molto più grandi nel nostro futuro, come per esempio andare a distruggere un barile esplosivo. Come cavoli faccio a distruggere un barile esplosivo senza che questi si accorgano di me? Non credo che sia facile, né tantomeno possibile. Non farti, perché la telecamera mi ha visto. Ok, tu scappa per favore, tu scappa anche te, scappa anche te, non voglio morire. Porca miseria. Non pensavo che la telecamera mi vedesse da qua. Pensavo che fosse abbastanza nascosto come punto. Comunque, grazie, altri 5 di danno proprio mi servivano. Guardate come si risolve il problema. Dammi, dov'è l'avevamo? Rigenera vita, ecco qua. E così risolvi il problema delle torrette che ti sparano. Era meglio se non tornavi, mio caro. Occhio alla trappola per terra. Ok, lo sapete cosa? Sono stufo di avere l'inventario così pieno. Vendiamo quello che non usiamo.
Allora, vendi anche l'accendino, vendi il coltello, le siringhe, questa è utile, questa anche, vendi questo, le armi da fuoco, le teniamo tutte perché le ho modificate, e il cibo lo teniamo, la Rage Poison lo teniamo perché alla prima occasione la utilizzo. Ok, abbiamo fatto entrambe le missioni che avevamo, ci rimane solo da completare la Big Quest, che secondo me siamo costretti a farlo qua, infatti. Se riusciamo a convincere a venire ad aprire la porta a questo tizio qui, potremmo usare un... No, ho un'idea migliore. Fai così. Apri questa. Aspetta che questo qua faccia il giro, altrimenti rischia di vederti. Ok, apri questa. Ora dobbiamo trovare il momento adatto tra guardia e telecamera per andare lì giù. Ok, non ha funzionato. Dovete tutti morire. Che non ho più armi. Ok, voi morite a botte. Siete entrambi armati di pistola, la cosa non mi piace. Ok, adesso scappi. Ok, va bene, dammi questa pistola. E muori, possibilmente. Fantastico, la polizia non se ne è accorta. Stavo cercando di fare una cosa che era semplicemente troppo difficile, perché dovevi trovare il momento perfetto per passare, cercando quando la telecamera, la guardia che era qui e la guardia che era qua erano nel momento giusto per poterci muovere, per poter fare la nostra mossa. E tutti e tre insieme era molto difficile. Quindi in realtà era il caso di usare la violenza fin da subito. A volte purtroppo la violenza è l'unica risposta ai tuoi problemi. Niente, direi che non saliamo di livello, esatto. Quindi prima cosa che facciamo è curarci. Ok, perché siccome il ladro non è molto forte nei combattimenti, vorrei evitare di morire. Ok, ah cavoli. Questo è un po' un problema. Possiamo entrare, questa gente non è arrabbiata con me. È un solo wrestler e abbiamo parecchia roba con cui curarci, quindi vi faccio vedere qualcosa di nuovo. Possiamo iscriverci per combattere, andare dal bouncer, mettere giù tutte le armi e adesso entrare e fare a botte con questo qui a mani nude. E la cosa ci serve, uno, per completare la nostra missione, e due, la cosa ci fa anche guadagnare soldi e popolarità. Come potete vedere adesso, tutta la gente è amichevole, o almeno tutti gli spettatori sono amichevoli. E... No, non volevo! Vi prego, perdonatemi! Sono innocente! Porca miseria, ladra! Ho premuto il mouse per sbaglio. Non volevo di certo attaccarlo. Ok, vai via. Bravo. Quello che è successo adesso è che possiamo anche ottenere, chiedere la vincita, $100. Ok, mamma mia, meno male che non siamo morti, gente. Porca vacca. Quello è stato veramente rischioso. 25% mi sembra un po' bassino. Con la mazza da baseball è 26. Che fortuna. Un quarto di possibilità e ha funzionato. Se si fosse girato e mi avrebbe attaccato, si sarebbero arrabbiati anche questi due super goons. Quindi un po' rischiosa come cosa, però l'importante è che abbia funzionato. Non stiamo troppo a pensarci. Allora, qui dentro non posso entrare perché i goons non li posso corrompere. Come potete vedere, sono un ladro, quindi mi dicono no, tu non entri. Per questa missione, invece, direi che semplicemente ficchiamo dentro uno shrinker. E li aspettiamo dalla porta. Questi qua adesso arriveranno qua, diventeranno minuscoli e... Ok, non l'abbiamo calpestato, questo l'abbiamo calpestato. Ok, calpesta anche questo. Vai a calpestare anche l'ultimo. Dove è andato? Eccolo qua. È aggressivo. Sì, amico, mi fai 3 di vita. Cioè, 3 di danno. Impara il tuo posto. Era meglio se continuavi a scappare. Allora, voglio... La chiave non ce l'abbiamo. Voglio distruggere per prima cosa il computer, così si disattivano
i sistemi di sicurezza. Non abbiamo più. Dovremmo ricaricare le nostre armi da fuoco. Adesso mi sa che spenderò un po' di soldi per farlo. E la roccia è mi è rimbalzata contro e mi ha fatto male. Fa lo stesso. 750, perfetto. Abbiamo praticamente finito in questo piano. Dobbiamo solamente fare la big quest, che è relativamente facile. Qui, ok. Butta per terra le sigarette, chi se ne frega. Tanto si vendono per praticamente niente. Si comprano per un sacco. Però tu prova ad andare da un tabaccaio e provare a vendergli delle sigarette. Secondo me non funziona mica. Dammi... Ok, non c'è quello che voglio comprare. Vediamo se riusciamo a farlo in questo modo. Perfetto, il tizio non si è accorto di niente. Siamo anche saliti di livello. E direi che possiamo guardare se... Sì, possiamo anche fare questa volendo. Basta andare qui... Ah, però c'è il Super Goon. Se rubo il jock se ne accorge. Quindi semplicemente utilizzeremo uno dei miei lockpick. Potremmo anche utilizzare la crowbar, se volessimo. Credo che il lockpick sia silenzioso, mentre la crowbar fa rumore. Voi come cavoli mi avete visto, lo sapete solamente voi. Dai, forza, smettetela di inseguirmi. Rubare da questa cassa senza farsi vedere è impossibile. Quindi fa lo stesso. Questo qua ha una missione per me. Ok, posso teletrasportarmi? No, perché c'è la mafia. Però se faccio così... Esatto, stavo dicendo, loro dovrebbero non essere più arrabbiati. Perché non posso teletrasportarmi? Adesso non c'è più pericolo. Ok, grazie. Neutralizza tutta sta gente? C'è... No. Se c'era un sistema di filtraggio dell'aria, ce l'avrei fatta. Così no. Quindi, mio caro, la tua missione non la completo. E... procediamo. Dammi... questo dovrebbe essere abbastanza utile. Così se per caso dobbiamo entrare dentro a un palazzo, la gente, anziché arrabbiarsi con noi e ucciderci, diventa solo un po' irritata e ci chiede di andarcene. Vediamo un po'. Per esempio, se adesso entriamo qui e qualcuno ci vede, non cercano di ucciderci, semplicemente ci chiedono di andarcene. Però mi serve l'ammo dispenser, perché non ho niente con cui distruggere quei barili, a parte manganello e pugni. E non è una buona idea, perché se il barile ti esplode mentre ti è vicino, fa male, giustamente. Purtroppo temo che tutte queste persone qua si arrabbieranno un po' con me, quando mi vedranno sparare i loro barili esplosivi. Vediamo un po'. Tu diventi aggressivo? Sì, diventi aggressivo. Speravo che semplicemente mi chiedessi di andarmene. Allora, c'è un piccolo problema che non ho. Mi farebbe comodo avere la tua arma da fuoco, se fosse possibile. Vorrei che non usassi tutti i proiettili su di me, ma morissi prima. No, eh. Non posso neanche uscire perché c'è delle cavoli di radiazioni. Ecco, hai usato gli ultimi colpi. Mi servivano dei proiettili, perché non ho soldi con cui ricaricare le mie armi. Questo è un po' un problema. Vabbè. Andiamo a completare altre missioni e cercare di recuperare un po' di sporco denaro. Recupera un oggetto da sto tizio. Mi sa che... Aia! Perché dovete essere tutti così violenti? Fate l'amore, non la guerra. Temo che purtroppo dovremmo combattere anche contro questi tizi qua. Avanti. Muori, 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 muori. Grazie. Due di vita. Due di vita. Questo è quando vi dico che è il caso di utilizzare il ladro come ladro. Ok, gente? Usarlo nei combattimenti non è una buona idea. Quindi cerchiamo di essere più intelligenti, ok? Perché ci meritavamo di perdere in quel momento. Facciamo così.
molto più semplice. Il problema però è che devo entrare dentro a una... Ok, subiamo danno. Non potevo entrare qua perché sennò rischio anch'io di essere avvelenato. Soprattutto tutti questi mi attaccano, se mi vedono. Ok. Perché sei venuto da me? C'era un'altra persona da andare ad ammazzare, ma va bene, muori. E adesso entriamo. Ok. Sicuramente un modo più intelligente di approcciare la situazione rispetto a quello precedente. Il sasso lo teniamo. Il sasso ci serve per l'altra missione. Usiamo il sasso per rompere, per distruggere i barili esplosivi, per distruggere questo. Rubare da questa cassa, la big quest è fatta. Eccoci qua. Credo che ci manchi solamente una missione. Vendi le urne e le sigarette per adesso. Dovremmo riuscire ad arrivarci, sì, 15 secondi sono più che sufficienti. È qua su. Allora, sasso. Vai. Abbiamo fatto, sì, la big quest è fatta. Questo qua ci aprirà anche un'uscita. Perfetto. Direi che procediamo. Andiamo verso com'è che si chiama? Downtown, il prossimo quartiere, che praticamente sarebbe il centro. Sarebbe. Allora, aspetta un secondo, perché questi qua appena entro si arrabbieranno con me. Non mi attaccheranno, però mi chiederanno di uscire. Ok. Che se rimango dentro per troppo tempo cercano... Poi mi sparano davvero, poi cercano di ammazzarmi. Eccoci qua, dai. Abbiamo solamente rischiato di morire in questo livello. Bisogna fare più attenzione. Allora, non stiamo a complicarci la vita. Apri questa cassaforte. Dobbiamo comprare un bel po' di oggetti da ladro, perché li stiamo tutti finendo. Cerca di non farti vedere da questo robot. Loro funzionano come telecamere, quindi se ci stai molto vicino non ti vedono. Ok, compriamo da qua quello che ci serve. Cosa ci serve? Ci serve wall bypasser e basta, solamente quello. Ok. Vendi il sasso e la buccia di banana. Abbiamo... attento al Robocop. Qui possiamo entrare, non credo che la gente si arrabbierà con noi. No, la gente si arrabbia con noi, dobbiamo comunque uscire. E il tizio ci ha visto. Però per fortuna, avendo 4 su 4 di velocità, lo possiamo facilmente seminare. Dobbiamo solo essere un po' veloci, perché se gli siamo troppo vicini per troppo tempo senza fare quello che lui vuole, e si arrabbia e cerca di ammazzarci. Il che non è esattamente una cosa positiva. Allora, mi servono altre due casse, o una cassaforte, o comunque cosa, e completare la prossima missione. La prossima missione è neutralizzare due tizi. Potremmo farlo utilizzando la bomba. Se io lascio giù i miei oggetti. Oh, la bomba ce l'ho ancora? No, mi chiedi di lasciare giù anche la bomba. Ok. Non ne ho idea, non so come fare, anche perché devo neutralizzare tre persone. Ai ai ai. Questa non è una missione facile per il ladro. Non ho idea di come fare. Devo per forza usare della violenza, quindi vai qui. Non cerca di non farti vedere da Mr. Simpatia. Ok, Mr. Simpatia mi ha visto. Ricarica le armi. Ok, non abbiamo neanche abbastanza soldi per tutte le armi. E andiamo a fare la prossima. Proviamo ad ammazzarli. Cioè, c'è poco da dire. Abbiamo ricaricato un po'. Uccidiamo il bouncer, così non dobbiamo utilizzare il wall bypasser. No, mi sembra una cosa stupida. Ma in realtà, se poi inizio a sparare per ammazzare questo qua, il bouncer viene comunque. Quindi tanto vale sparare subito al bouncer. C'è poco da dire.
io non volevo farlo, signor Bouncer, ma purtroppo sono costretto. Intanto facciamoci aprire la porta da questo mobster. Eccoci qua. Allora, voi siete degli office drone. Allora, ti diamo... Cerchiamo di ammazzarvi. Ecco, no. Il tizio ci ha visto. Ok, usa le armi. Ecco qua, perfetto. Non ho idea di cosa siano successi. Gente, stanno dormendo. Stanno dormendo in piscina, non si preoccupi. Stanno dormendo in piscina con la pancia per aria. Sei bloccato? Ok, grazie. Chiudi la porta così che nessuno venga a disturbarci. Tu puoi morire. Puoi essere ucciso senza sprecare colpi. Allora, vai dal Cellomatic. E adesso abbiamo solamente da decidere quale missione, quale cosa derubare. Ne è pieno. Direi che andiamo da uno piuttosto facile. Ah no, c'è anche una missione da finire, cavoli. Abbiamo qualcosa, sì, abbiamo veleno, ok, usala. Il poliziotto non ci vede perché abbiamo il perk. Non avevo visto il robot. Allora, facciamo così. Intanto che quelli là muoiono avvelenati, noi andiamo qui dentro. Perfetto. Possiamo anche trasformare in cibo la roba adesso. Allora, il clerk è morto. Quindi i goon non dovrebbero arrabbiarsi solo perché sono dentro. Esatto. È solo il clerk che vuole che usciamo. Quindi... se troviamo il momento più adatto per aprire questo senza che nessuno ci... ah no, non dovrebbero vederci lo stesso. Però vedono che c'è la porta aperta e comunque abbiamo la chiave. Fallo adesso. Ok. Entra, premi, ruba, esci. Premi, non farti vedere. Ok, ne manca uno. Ce la possiamo fare, occhio alla telecamera. Cavoli, il modo in cui questi due stanno pattugliando è veramente fastidioso. Vi dispiace? Ok, adesso dovremmo... ok, apri. Premi, esci subito. Questo qua adesso mi vede. No? Ok. Se esco da qui, sono abbastanza sicuro che i bouncer mi attaccheranno. Voglio testare però la teoria. No, no, ok, bene, 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 bene. Direi che possiamo procedere. Allora, dammi Secret Vandalizer, dai, non si sa mai che dobbiamo distruggere qualcosa e vogliamo farlo in silenzio. Ok, dai, dai, gente, ci siamo quasi. Cosa c'è da fare in queste missioni? Premere 3 pulsanti. No, cioè, ti prego, non dirmi che c'ho da neutralizzare 6 persone. Sì. Ho da uccidere 6 persone. Come cavoli si fa? Non ho neanche più il veleno con me, che l'ho usato al precedente piano. So cosa fare. Forse ho un piano. Potrei utilizzare la boombox per attirarli tutti in un punto e piazzare la bomba in quel punto e muoiono poi per l'esplosione. L'unico problema però è che la boombox non so bene come utilizzarla, perché da quello che ho visto finora fa ballare gli NPC, però li attira anche. Vediamo un po', se la metto qua. Se la metto... ok, questo qua è arrabbiato con me. Se la metto qui, ok, vengono tutti a ballare, ok. Ti dispiace venire anche te a ballare? Vieni a ballare, per favore, vieni. No, non posso più fare... ok, vieni qua dove c'è il suono. Ok, almeno riusciamo ad ammazzarli tutti, tranne uno. Ok, sono tutti morti. Guardate, il suono si sente anche da stralontano. Nascondiamoci qua per adesso. Porca vacca, se n'è morta di gente.
Abbiamo probabilmente anche distrutto la boombox. Ci sono 1,5 miliardi di poliziotti che stanno investigando, quindi prendiamoci un momento di calma per non farci vedere. Non ho idea di come questo dottore non mi abbia visto, ma non mi lamento. Adesso, appena spariscono i punti di domanda sulle loro teste, ok, direi che possiamo procedere. Abbiamo una siringa ancora non identificata. Sì, mi sa che la boombox è stata completamente distrutta. Allora, compra questo e direi basta. Trasforma. E questo ce lo teniamo. E adesso dobbiamo solamente ammazzare sto tizio. Che per qualche motivo non è arrabbiato, anche se sono qui dentro. Ok. Senti, io ho provato il modo pacifico, poi se ti devo ammazzare ti ammazzo. Secondo me, siccome abbiamo il wrench, no, l'ho venduto o l'ho utilizzato, più probabile, come arma. Potevamo cercare di manomettere il satellite, però a quanto pare no. Tu, cosa vuoi da me? Non è che mi dai una ricompensa estremamente utile, devo essere sincero. Ok, abbiamo fatto 1 su 3. Dobbiamo distruggere quell'affare lì. Questa è la missione secondaria. Direi che la ignoriamo. In compenso però invece rubiamo qua. Qui c'è... Oh, qua si può usare addirittura un window cutter, quindi ancora più facile. Per di più abbiamo ottenuto l'oggetto che mi avrebbe dato come ricompensa il fare la missione secondaria, quindi... È vero che la missione secondaria ti dà anche degli XP, quindi... Ah no, giusto, non dobbiamo vendere niente, abbiamo l'affare che trasforma in cibo. Ok, dai, facciamo cos'è, altre 2 missioni e poi siamo all'ultimo piano. Allora, se uso la card... Ah no, le ho vendute, giusto. Sai cosa? Siamo pieni di soldi, voglio provare. Se uso la card box direttamente, mi sa che non funziona. Perché il tizio mi vede mentre la uso. Forse no? No, mi ha visto, ok. Allora facciamo così. Vai. Perfetto. Ok. Tecnicamente adesso se io mi metto qua, non dovrebbe vedermi il tizio, ok? Non mi cammina neanche sopra. Non dovrebbero vedermi neanche le telecamere. Spero. Ok, testiamo se le telecamere ti vedono. Se le telecamere mi vedono è un mega casino, perché succede il finimondo. Ok, le telecamere non ti vedono, bene. Io questo affare qua non lo uso praticamente mai. Ok, occhio alla telecamera. C'è un tizio qua giù? No. Allora, aspetta il momento giusto. Spostati di qua. Perfetto. Occhio che la telecamera ci vede. Ok, vai adesso. Dai, è abbastanza divertente usarla. È un po' lento, però è abbastanza divertente, dai. Abbiamo svaligiato abbastanza casse forti, però andiamo a votare anche questa intanto che ci siamo. Ah, però devo accedere al computer. Devo tornare indietro, manomettere il computer, aprire le porte, lo sai cosa? Io direi che ci sono un po' troppe telecamere innanzitutto, ecco che cosa direi. Direi che utilizziamo i nostri oggetti. Usa la crowbar, non l'abbiamo mai utilizzata per aprire una porta. Ok, vai alla prossima missione. Ci vai con la scatola? No, ci vai senza scatola. E dobbiamo recuperare un oggetto da sto tizio. È abbastanza facile. Devo solo riuscire ad arrivarti dietro. Quindi ecco cosa faremo. Vieni qua. Esci, entra, inseguilo. Siamo più veloci di lui. Lui è mezzo cieco, perfetto. Voilà. Missione completata. Direi che procediamo. Abbiamo qualcosa da trasformare in cibo? Ah, non l'abbiamo neanche utilizzata la card box, visto?
Ok, dai. Terzo piano. Ci siamo quasi, gente. Vediamo un po' cosa c'è. Qualcosa di facile. Questo non è facile. Questo è pessimo. Perché combattere contro i cannibali non è esattamente la mia prerogativa migliore. Quindi lascerò fare tutto ai soldati. Allora, occhio ai cannibali qua. Cerchiamo di non farci ammazzare. Non ho niente con cui poter cucinare. Almeno i cannibali mi liberano da poliziotti e robot. Almeno quello lo fanno. Sì, sì, me ne vado, stai tranquillo. Ok, questo cannibale ci ha aperto un passaggio, molto gentile da parte sua. Se per di più morissero tutti, sarebbe ancora meglio. Ok. Io... ok, non avevo visto i cannibali. Ok, l'inventario è pieno, però è estremamente utile il first medkit. No, non venire qua, te. Vai ad ammazzare qualcun altro. Aspettiamo un attimo per... che si calmino un attimo le zone, le acque. Io direi che usiamo questa siringa su noi stessi. Anzi, no, perché stavo pensando, tecnicamente potremmo immaginare quale siringa rimane. Perché le abbiamo usate praticamente tutte. E se non mi sbaglio, non abbiamo ancora trovato la siringa che è acido solforico. Quindi credo che sia quella. La testiamo qua. Secondo me questa è acido solforico. Infatti, visto cosa ho detto, sono un genio. Robot. Dai, girati. Perfetto. Abbiamo qualcosa da fare qua dentro? No, l'ho usata qui per nessun motivo. Sarebbe stato più intelligente usarla qui. Voglio testare un'altra cosa intanto che siamo qui. Se il tizio mi vede utilizzare il coso del teletrasporto dentro alla sua stanza. Ok, no, non diventa aggressivo. Per un attimo pensavo che capisse che io mi ero teletrasportato ancora dentro a casa sua, diciamo. Una granata però, la vorrei. Si può avere? Se chiedo gentilmente, me la dai la granata? Ops. Ouch. Bravi i soldati. Aiutatemi. Allora, ruba da questa cassa. Non possiamo, di nuovo. Allora, fai così. Ok, le granate sono utili, ma non ne vale la pena. Utilizzala su questo, va bene. Io me ne vado, state tranquilli. E direi che utilizziamo la cassa. La cardboard box qui dentro, perfetto. E ho fatto una pessima cosa perché adesso appena mi muovo questo upper cluster mi vedrà. Infatti. Ok, facciamo così. Facciamo così. Venite tutti qui. Venite dentro al bagno. Venite dentro al bagno, per favore. Ok. E voi morrete bruciate. Mi dispiace, ragazzi, ma... devo farlo. Non voglio che usi il bagno. Voglio che... premi il pulsante. Non c'era bisogno di usare il gabinetto. Ok. Ci rimane una missione. E la big quest è completata. Perfetto. Dai, ragazzi, ci siamo. Non credo che ci sia niente che ci possa fermare. A parte questo cannibale. Ma in realtà non ci ferma lui. Ci rallenta e basta. Ci obbliga a fare un percorso un po' più lungo. Oppale. Ok, i cannibali stanno completando la missione per me. Che colpo. Soldati. Missione completata. Gente, meno male che avevo detto che era abbastanza difficile questo modificatore, invece no. Ha completato un sacco di missioni per noi, almeno una e mezzo direi.
E direi che abbiamo finito anche con il ladro, perché so già che cosa fare per ottenere il cappello del sindaco. Sarà estremamente facile ottenere il cappello del sindaco. Allora, non ha importanza, dammi anche Ritz, ma uno vale l'altro, tanto. Ecco che cosa faremo. Noi semplicemente vendiamo praticamente tutto quello che abbiamo, non ci serve praticamente più niente. Possiamo vendere tutte le armi, tanto non le usiamo. Possiamo vendere le molotov, ok, non c'ha più soldi. Prendiamo questi oggetti, sono quelli che ottieni perché adesso siamo un super ladro. Super special ability. Abbiamo praticamente una chiave che apre tutte le porte e un safe cracking tool che non si consuma mai. Ora, abbiamo teleport happy, quindi possiamo teletrasportarci come vogliamo. Usiamo la siringa per diventare invisibili. Guardate un po'. E rubiamo letteralmente il cappello dalla pelata del sindaco. Voilà, con la nostra abilità speciale. E se adesso prestate attenzione, in basso, alla fine di tutto, ci sarà un discorso diverso a seconda di come hai ottenuto il cappello. Vediamo un po'. Ecco qua il discorso, venite tutti ad ascoltarmi. Poliziotti, schiavi e quant'altri. Gente, dovete sapere che rubare è un lavoro difficile. Quindi, nuova legge, tutti quanti devono avere le tasche estremamente larghe e facili in cui infilare dentro le mani. Tutti dovranno avere dei pantaloni come quelli dei paracadutisti. E qua sotto, come vi dicevo, vedete c'è un discorso diverso da quelli che avevamo visto negli altri episodi. Il cappello del sindaco è stato rubato direttamente dalla loro testa, una cosa estremamente imbarazzante. E niente, gente, questo era il ladro. Noi ci vediamo al prossimo episodio con un nuovo personaggio, come sempre. Vediamo quanto riusciamo a tirare avanti senza neanche una morte. Gente, ci si vede.